quando ho visto la risposta, al primo momento ho detto, qua Stephen King nel 1990 si è ispirato a me per il thriller Misery, non deve morire. Ma poi mi sono chiesta, che senso ha trionfare torturando una persona totalmente immobile a cui rimane solo un malandato cervello bucato per sopravvivere? Non ha alcun senso, perché si è diventato uno scontro politico. Tortura è il termine che riecheggia da oggi nella battaglia di Martina Oppelli, l'architetta triestina di 49 anni, affetta da sclerosi multipla progressiva, che ha presentato un esposto alla Procura di Trieste per rifiuto d'atti d'ufficio e appunto tortura nei confronti dei medici di Asugi, portando la vicenda in sede penale. L'annuncio è stato dato durante un incontro convocato con l'associazione Luca Coscioni. Martina, dipendente da macchinari, farmaci, assistenza continua per le sue funzioni vitali, tra cui la cosiddetta macchina della tosse, che le provoca gravi rischi e sofferenze, nei giorni scorsi aveva visto nuovamente respinta da Asugi la sua richiesta di rivalutazione del suo caso per accedere al suicidio assistito. La possibilità che sia ravvisato il reato di tortura nei confronti di una spina, oltre di rifiuto di atti d'ufficio. Il nuovo esposto, ha spiegato l'avvocatessa Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, arriva a seguito di ingiustificati rifiuti dell'azienda sanitaria, prima di procedere alle dovute verifiche e poi di conoscere la sussistenza dei trattamenti di sostegno vitale che tengono Martina Oppelli in vita. Tali condotte ledono la dignità di Martina, costretta a un trattamento inumano e degradante, condannata, ha sostenuto ancora la Gallo, a una vera e propria tortura di Stato. Queste condotte, questa relazione e tutto quello che l'azienda sanitaria ha deciso di fare nei confronti di Martina, di fatto ad oggi privandola del suo diritto a scegliere e al suo diritto in generale a una determinazione terapeutica, rientri e configura per la comunità.